Torna finalmente il Giro delle Valli dopo il Covid, dopo una pausa forzata. Sì, certamente il Covid ci ha bloccato, anche perché la nostra è una manifestazione in cui i partecipanti stanno insieme per almeno una settimana, quindi questo ci ha un pochettino creato qualche problema. Siamo ripartiti, anche se siamo ripartiti un po' in ritardo, però ce l'abbiamo fatta a completare il tutto e quindi siamo pronti a cominciare con la prima tappa. Un giro in più frazioni con la grande novità di Stromboli. Sì, quest'anno abbiamo modificato qualcosa, volevamo modificare di più, ma non è stato possibile. Abbiamo modificato, sì, abbiamo inserito Stromboli, che già dai primi anni erano venute gente da Stromboli a chiederci di andare a fare una tappa lì, però noi sinceramente la distanza è tanta dalla base, perché quest'anno ci siamo riusciti, lì sull'isola abbiamo trovato tanto, tanto, tanto aiuto, per cui speriamo che sia una bella giornata e una bella tappa. Una manifestazione che ormai da anni, ricordiamo è la 20ª edizione, sfrutta questo straordinario connubio sport-turismo. Assolutamente sì, è la dimostrazione che già mi è arrivata la notizia che ci sono un gruppo di atleti che sono a Vulcano già da sabato scorso, quindi una volta che vengo difficilmente si staccano dalle isole. La cosa interessante è che quest'anno abbiamo una percentuale nel rapporto numerico di partecipanti nuovi, più lo zoccolo duro, ma quelli ormai li conosciamo.